Ciao a tutti, bentrovati. Martedì, primo video per quanto mi riguarda a commento della seduta di Piazza Affari e non solo, facciamo anche un po' il punto di come è iniziata questa settimana, settimana che come già penso saprete sarà una settimana corta per gli investitori. Venerdì Santo, tutte le principali piazze mondiali saranno chiuse, Wall Street compresa. Poi Wall Street riaprirà i battenti lunedì, mentre Milano resterà ancora chiusa, per cui diciamo che i giochi si fanno entro giovedì di questa settimana e poi vediamo anche come riapriremo il mese di aprile sui principali mercati. Tra l'altro questa è una settimana un po' atipica, non soltanto perché è corta, ma anche perché arriva forse il dato principale, il dato macro più atteso, quello dell'inflazione PCE, quello a cui più guarda la Federal Reserve, proprio di venerdì, per cui con i mercati chiusi e poi andiamo anche a vederlo, magari c'è qualche altro dato abbastanza importante, ma ad esempio quello del PIL USA che arriva di giovedì, e avremo il dato del quarto trimestre e poi anche le richieste iniziali dei sussidi di disoccupazione. Insomma, c'è ancora qualcosa, ma tutto farebbe pensare che diciamo, il mese di marzo si andrà concludendo piuttosto bene sui mercati e qualcuno rimarrà ancora una volta stupito e io sono tra questi, pur avendo dato come ultimo target in ordine di tempo quota 34.800 punti per Milano, che praticamente è stato raggiunto oggi, e per il DAX quota 18.400 punti, anche in questo caso livello che è stato toccato proprio nella seduta odierna. Seduta odierna caratterizzata da volumi non particolarmente elevati, ma ci sta perché questo è il dato di oggi. Siamo comunque sia appunto in una settimana in cui magari tanti investitori stanno già pensando più che alla borsa, alle vacanze, quindi poca attenzione, poi tutti si scopriranno di nuovi investitori e traders, penso, da martedì. Vediamo un po' quello che è successo a Milano perché il titolo che ho voluto dare a questo video dice che c'è un grande assente e il grande assente per quanto riguarda Piazza Affari e i principali, diciamo, listini è la volatilità. È la volatilità che manca praticamente da mesi, io direi da novembre dell'anno scorso, perché poi è stata semplicemente una salita costante, una breve pausa a inizio anno, anche qui però volatilità praticamente nulla e anche sulla salita nessun tipo di swing, per cui nessun modo di rientrare se non in corsa su questo mercato che oggi chiude a 34.688 punti, FTSE MIB che tocca come massimo intraday 34.795 punti, per cui praticamente siamo arrivati anche ai 34.800 e per quanto riguarda il DAX, eccolo qui, anche lui, grafico praticamente in fotocopia quello di Milano e anche sul DAX la grande assente è la volatilità. Oggi toccato un massimo a 18.411 punti, DAX che chiude a più 0,67% e praticamente sui massimi. La settimana per quanto riguarda Milano e il DAX era iniziata, diciamo, con due tipi di velocità. Ieri Milano alla prima seduta della settimana era salita del più 0,86%, mentre il DAX era rimasto leggermente più arretrato, più 0,30%. Oggi il DAX recupera più 0,67% e Milano si limita a fare un più 0,14%. Anche gli Stati Uniti. E li vediamo anche con il Dow Jones, l'S&P 500 e il Nasdaq erano partiti, diciamo, piuttosto cauti nella seduta di lunedì. Infatti hanno chiuso anche il rosso, meno 0,24% il Dow Jones, però sono tutti indici che rimangono comunque sia o a contatto o che stanno segnando nuovi massimi storici o rimangono a contatto con essi. Il Dow Jones, che in questo momento transita sui 39.400 punti, è andato molto vicino
al target che avevo dato dei 40.000 punti tondi, ha fatto un 39.893 e penso anche che si spingerà a vederlo questo 40.000 tondo. Mentre l'S&P 500 rimane è ancorato ai 5.229, trading range secondo me nel breve tra i 5.200 e 5.250 e poi ci vediamo anche il Nasdaq, anche in questo caso si rimane qui sui 16.411 punti e lo spazio poi a salire sarebbe oltre quota 16.008 in futuro e poi vedremo anche come evolverà. Torniamo un attimo sul grafico di Piazza Affari, questa è la seduta, vogliamo vedere anche un grafico orario, questa mattina siamo partiti subito piuttosto bene, già alle 11 c'è stato il primo allungo praticamente sui 34,8 e dopo nessun cedimento, nessuna fuga diciamo così di capitali e dal mercato, ma ci siamo semplicemente così adagiati tranquillamente sui 34.700 e così ha fatto praticamente anche il DAX. Anche il DAX è salito abbastanza velocemente, si è portato subito nella sua zona di resistenza e lì ha chiuso la seduta. Ora diamo un'occhiata alle migliori performance sul nostro listino. Direi rialzi diffusi e ben ripartiti perché abbiamo il più 4,66% di Saipem che nonostante la fine forse delle ricoperture e short sale ancora ed è stato aumentato il top price in area 3 euro, chiude 2,248, poi abbiamo ancora i bancari, lusso, c'è addirittura Telecom Italia nelle prime file, udite udite, poi la solita Unicredit, insomma vedete che si sale un po' con tutti i titoli, vari settori. L'unico titolo che stecca veramente è Stellantis, meno 2,12%, ed è anche l'unico titolo che almeno su diciamo, un grafico giornaliero disegna una brutta candela. Poi bisognerà vedere perché questa candela sì è brutta, si rimangia le ultime 4 e potrebbe lanciare una correzione, ma starei sempre piuttosto cauto perché appunto qui voglia di tirare i remi in barca per il momento non sembra essercene. E per quanto riguarda il FTSE MIB, e qui mi spingo su un ragionamento insieme a voi, il ragionamento fa un po', diciamo così, i conti della serva. Noi abbiamo chiuso a 34.688 punti oggi, 26 marzo, e questo è un dato appurato. Se dovessimo immaginare da questo livello una correzione che vada nell'ordine, che ne so, del 5%, noi arriveremmo su questo livello, ovvero i 32.920 punti. Per cui, anche graficamente, se Milano dovesse scendere fino a questo livello, non ci sarebbe nessun tipo di preoccupazione dal mio punto di vista. Trend long ancora saldamente intatto. E lo stesso discorso ci sarebbe se Milano dovesse perdere addirittura il 10% da questi livelli. Si riporterebbe in area 31.200 punti. Anche in questo caso andiamo su un grafico settimanale, consapevoli che siamo solo a martedì, ma giusto per darvi l'idea del ragionamento è che Milano è salita bene o male, ben incanalata al rialzo per un lungo periodo, per cui questo è l'ipotetico canale dove noi ci siamo mossi per gran parte del tempo, se riesco a tracciarlo perché mi parte la mano, ok? Ecco, molto alla buona, giusto per darvi l'idea che fino a qui un certo movimento c'è stato, abbiamo il mercato, come si suol dire, ha respirato. Poi a febbraio siamo usciti, ma siamo usciti di brutto da questo canale e qui c'è stato l'allungo. Ecco, immaginate adesso una correzione che riporti l'indice appena sotto quota 32.900 punti, faremo semplicemente un pullback in quello che sarebbe ancora nella parte alta di questo canale rialzista che è stato breccato, quindi saremo nell'ordine di un pullback. E se anche il listino dovesse riportarsi a quota 32.200 punti, per cui perdendo un 10% da questi livelli, sarebbe ancora chiaramente di impostazione long e ripeto che al momento, salvo una notizia, ma non una notizia macro, una notizia magari geopolitica che porti forti tensioni improvvise sui mercati, potrebbe far scendere gli indici, compreso Milano, anche del 10%. Ma al momento non vedo nessuna ragione perché ciò accada.
Per cui è diciamo una coperta che bene o male rimane sempre quella. I mercati salgono, scendono, fanno le loro correzioni, ma qui più c'è ogni giorno, più ci allontaniamo, diciamo, dai supporti e più rinforziamo questo trend rialzista, più anche sulla discesa io penso che stia aumentando il numero di traders e di investitori che non aspettano altro che una correzione degna di questo nome per poi rientrare. Per cui il ragionamento finale è sì, è vero, è un mercato tirato, un mercato sorprendente, tutto quello che volete, un mercato guidato da una serie di titoli ad alta capitalizzazione che sono saliti forse oltremodo, va bene, tutto quello che volete, ma ripeto che per come la vedo io, per come la vediamo noi Mac, può essere che anche dopo la correzione, insomma, il trend di fondo rimanga questo, e allora se dovessi guardare anche a un orizzonte un pochettino più ampio, tenuto conto che siamo al 26 di marzo, non si è nemmeno chiuso il trimestre e siamo già qui, il prossimo step per Milano, diciamo per il 2024, potrebbe essere il ritorno qua su questa fascia di prezzo, quindi 37.000-37.300 punti. È qui che penso possa essere diretto. E con la forza appunto di coloro che poi non aspetteranno altro che poter avere la prima occasione degna di nota per riprendere il trend di fondo, trend che magari fino adesso si sono persi e sono ancora adesso alla finestra a aspettare che succeda qualcosa per trovare un ingresso. E sto parlando appunto di quelli che in questo momento sono flat, non parlo di coloro che sono short. Per coloro che sono short, insomma, la vedo piuttosto dura, per non dire drammatica, dipende da che livelli, ma insomma, qui la salita è piuttosto repentina e bruciante, per come la vedo io. Lo stesso dicasi per il DAX. Anche qui una salita, una discesa, scusate, del 5-10% non andrebbe comunque a inficiare il trend di fondo. Ora, per quanto riguarda gli indici americani, il Dow Jones è 39.416 punti in questo momento, secondo me i 40.000 tondi, anche se ci è già andato vicino, potrà vederli. Ed è vero anche che noi siamo più legati come indice al Dow Jones rispetto all'S&P 500 e al Nasdaq. Quando corregge il Dow Jones solitamente si vede qualche ribasso in più a Piazza Affari rispetto all'S&P 500 e Nasdaq. E per questi listini comunque sia il discorso è analogo, insomma, qui si può puntare a quota 17.000 punti per il Nasdaq e per l'S&P 500 c'è addirittura chi lo vede in area 6.000 punti per la fine dell'anno. Sarebbe davvero un rialzo più che clamoroso. Io starei cauto su un target così importante, ma il target dei 5.500 dove già transita questa lineetta tratteggiata disegnata da tempo, me lo aspetto. Questa la mia view. Singoli titoli oggi non ne guardiamo perché terminato questo, sono le 18.37, forse faccio in tempo a completare un altro video che farò vedere in anteprima a tutti gli abbonati al canale YouTube. Si tratta di due mid cap che penso a questo punto davvero interessanti. Se volete sostenere il canale e beccarvi anche questo video in anteprima, basta cliccare insomma sul pulsante abbonati. E vi ricordo, anzi ve lo dico perché la notizia è di oggi, che da oggi fino al 1° di aprile, e non è uno scherzo, sono attive anche le promozioni per tutti i nostri servizi di abbonamento. Poi Pasquetta se le porta via tutte, chi c'è c'è, e da martedì si riparte. Spero insieme con tanti di voi. Grazie per l'attenzione e alla prossima.